E ora è il momento della parola a Mario Luzzi. Qui c'è un cuscinetto, sembra che ci sia chissà che dentro, invece non c'è quasi niente. Io ho votato i miei cassetti, come dicevo anche al Presidente Martini, pubblicando in questi ultimi mesi parecchi miei inediti, insomma, questo ultimo. Quindi questi sono dei ritagli, diciamo, che sono ancora sub iudice, diciamo, cioè devo ancora ripensarci, eccetera. Ho preso questi per testimoniare la mia cordialità e la mia fraternità ai poeti che sono venuti a leggere altre poesie e per, come offerta, sia pure modesta, insomma, sia pure forse immatura ancora riguardo alla forma definitiva, ecco, al pubblico presente, quindi chiamato un po' a curiosare nel mio laboratorio. Ecco, qui io ho solo scelto due poesie che mi sembrano. Sono motivi ricorrenti nella mia poesia, ecco. Però ce n'è una che forse, su cui forse qualche parola, questa seconda, merita spenderla. Questa è sul fiume, il fiume è un protagonista, diremo, perpetuo, no? delle mie versi, e qui ritorna. Affido a questo compagno di esistenza, perché il fiume è una cosa viva e vive con noi, ecco, molta parte del mio segreto e anche della mia volontà di parteciparla. Varcato il passo, superato il salto, scosceso il precipizio, gli si spiana dinanzi a perdita d'occhio una bassura arida, arsa in ogni erba e rano. C'è aria e luce, non altro, in quel celeste campidano che lo chiama e lo confonde. È là che deve andare, e quello è il luogo che deve attraversare. Ma l'impeto non dura, non gli basta la ire della lunga galoppata. Lo prendono lo sgomento e l'ansia. Poi una forza inattesa in lui si spande. Il suo nuovo vigore lo sorprende. Gli viene incontro, si apre alla sua fluvialità la landa sterminata. Il tempo. Oh no, non viene meno la regola del mondo, non manca a nessuno dei mortali il suo debito incremento, non fa difetto il connaturale input. O mente che non ignora niente, occhio che vede tutto questo, e noi che quell'occhio lo guardiamo abbacinati ciecamente. Ecco, questa è una poesia dell'insonnia, diremo, che è una compagna molto familiare alle persone anziane, no? L'insonnia. Le notti di vigilia invece che di sonno sono molto comuni. E qualche cosa viene anche da loro.
Bene, è qualcosa che non è tanto pacifico, ma che in fondo ci interroga. Ecco, in questa poesia dell'insonnia io traduco quella specie di così di piccolo o piccolo, forse non piccolo, rimorso, ecco, delle cose trascurate, delle persone conosciute che avevano tutte qualche cosa da dire, erano presenti nel mondo e non erano strettamente presenti a caso, per nulla. Chiunque ha una testimonianza per la completezza stessa dell'essere, per l'armonia stessa dell'essere, anche la persona che a noi sembra insignificante ha suo perché. Ecco, allora nell'insonnia questi ritorni, ecco, turbano un po', ecco, questo è il contenuto di questi versi che vi leggerò. La notte, i suoi strani affollamenti, figure umane flebili, avvilite dalla disattenzione degli umani, mortificate dalla trascuranza, sfiorate appena rasentate dal colore della vita quotidiana. L'insonnia nel suo vagabondare a sorpresa le ritrova, l'incontro le rimuove dai loro dormitori, svegliate escono fuori dai ripari d'opacità e di timore, nel lucore di un'oscura reminiscenza, quando ci fu disordine, cioè errore. Passo passo, deve il cammino essere fatto ancora, a ritroso, con premura, con umiltà di cuore, e da raccogliere la minima, l'infima dovizia che il tempo aveva in sé, non proferita e nemmeno concupita, ma voleva quell'obolo essere preso da una mano più attenta ed amorevole della nostra cupidigia. C'è forse da vivere più vita nel vivaio, da suggere più linfa nell'impida serpaglia. Cresce, frana su di sé la storia umana, né in voi al polvere il sentore una memoria oscura fa sì che non sia stata vana, ma rimorde la memoria, la sua piaga non si sana, la tortura di notte, quello spregio fatto alla vita, quell'offesa all'amore non vissuti, eppure non perduti, presenti anch'essi, dove tutto è stato, tutto è parificato.